Este tipo tiene el gol en el cuerpo. Sentenziò Alfredo Di Stefano. Si comincia da qui a raccontare di Emilio Butragueño, dai gol. Ma ci sono numeri che le statistiche non comprendono e allora il buitre si spiega anche con quello che non ha vinto. È tutta qui la differenza tra un fuoriclasse e un campione normale. Non ci sono Champions o Coppe del Mondo nella sua bacheca. Non ne aveva bisogno. Per questo resterà un mito. Un nome che a pronunciarlo ai tifosi, e non solo ai suoi, brillano ancora gli occhi. Deflagrato tra il grande Real e i Galacticos, apparso tra Puskas e Zidane, eppure più iconico dell'uno e dell'altro. C'è un prima e un dopo di lui. In più c'è il suo essere madrileno e madrilista. Il papà che lo fa diventare socio del club quando ha solo un anno e a 5 lo porta al Bernabeu. Ieri ne ha compiuti 60 e il bianco è sempre il suo colore, quello delle feste che non ti puoi sporcare, dei dribbling e delle finte che al difensore veniva la labirintite, davvero un avvoltoio rapace di tutto. La storia, o è già leggenda, racconta che doveva finire all'Atletico. Il provino con le merengues era andato male. Poi la telefonata di un amico del padre cambiò il destino di Emilio, un ragazzo posato che incarna da sempre lo spirito del Real. La classe, l'eleganza, la sicurezza di sé che non tracima mai in superbia e arroganza. Un uomo che prende un aereo e vola da Madrid a Milano in un pomeriggio di pieno luglio da 35 gradi all'ombra per partecipare ai funerali di Luisito Suarez. Il campione che giocò con gli eterni rivali del Barcellona e a chi gli chiede il perché di un gesto così generoso risponde: non importa se non ha mai giocato per noi. È un fuoriclasse che rispettavamo e adesso sentivamo di accompagnare la sua famiglia in questo momento doloroso. E poi è stato il mio allenatore nella nazionale spagnola. Così semplice, diretto, come le rasoiate che il portiere poteva solo piegarsi a raccogliere il pallone nella rete. A sgrezzarlo, un altro mito dei Blancos, Amaro Varela Amancio, anche lui di La Coruña, come Luisito. Allena il Castiglia, la seconda squadra del Real. Giocano prima dei grandi e al Bernabeu i tifosi arrivano prima solo per vedere quella banda di ragazzini. Un giornalista dalla penna felice li chiama la quinta del buitre. Insieme a Butragueño ci sono Manolo Sanchis, Michel, Martin Vázquez e Miguel Pardesa. Sono anni di lacrime e sangue per il Real. Quasi 20 anni che non vince un trofeo europeo. Giulio César Iglesias, il giornalista che ha inventato la quinta del buitre, una sera esce a cena con Alfredo Di Stefano, che guida la prima squadra. Gli chiede un atto di coraggio, far debuttare quei 5 ragazzini con la camiseta del Real vero. Il campione argentino capisce, accetta ed è subito gol. Così nel calcio delle leggende sbiadite, una ne è rimasta per sempre e si chiama Emilio Santos Butragueño. Auguri, campeón!
Thank you.